Ciao a tutti, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video, ma soprattutto un nuovo video di shopping, shopping per i saldi. Sì, ho fatto un giro di shopping ieri pomeriggio e allora, premessa, sono rimasta un po' delusa, devo dire la verità, perché nelle grandi catene ho visto la merce dell'anno scorso, ecco, hanno messo in saldo tante cose l'anno scorso. E non c'erano eccezionali sconti, certo che magari nei negozi, diciamo nelle boutique, ecco, dove però devi spendere un po' di più, e siccome non avevo voglia di spendere tanti soldi, anche perché ho l'armadio pieno, magari vado a caccia dell'occasione e non c'è per adesso nei negozi. Magari può essere che tra qualche settimana faccia un altro giro e ci sia chissà quale occasione, però per adesso secondo me. Comunque direi di partire nello shopping che vi mostrerò oggi. Ci sarà appunto sia lo shopping, alcune cosine che ho preso nei negozi fisici, ma anche alcune cosine che ho preso in un negozio online che so che amate tantissimo. Ma prima di partire col video vi volevo mostrare alcuni articoli che mi sono arrivati da Rose Gall. Io ho un sito con il quale collaboro, Rose Gall, e oh, ci sono dei capelli, sì, perché l'avevo appena messo. E mi piace, ecco, abbastanza come qualità, e i prezzi sono veramente bassissimi. Quindi se sì, sto ancora togliendo dei capelli. Quindi se amate diciamo vestirvi alla moda, ma non volete comunque spendere tanto, che comunque penso che sia il vademecum di tutti, ecco, consiglio questo sito sicuramente. Questo è Rose Gall, ecco, e questo è un maglione che ho scelto io. E mi piace molto perché appunto seguo le tendenze del momento, perché è incrociato davanti, ha questo bellissimo motivo e cade abbastanza corto e poi è oversize. Sotto, se abbiamo freddo, ci possiamo comunque mettere, non so, un altro dolce vita, una maglietta o comunque una canotta di quelle che arrivano lunghe e spunta da sotto la maglia, quindi secondo me, ecco, è anche carino. Ok, ci sono ancora dei capelli e vabbè, lasciamo perdere. Il colore mi piace molto, questo panna, e il tessuto è veramente morbido. Poi, sempre di Rose Gall, avevo ordinato dei calzettini che con la primavera li utilizzerò sicuramente. Queste sono le diciamo imitazioni, ecco, dei famosi calzedonia, eccoli qua. Sono carinissimi, anche perché io questi qui li utilizzo tantissimo con le Adidas, quindi con le sneakers. Ecco, guardate che carini, col fiocchettino nero e via. Poi, sempre da Rose Gall, ho scelto queste spugnette Simil Beauty Blender, piccoline. Sono davvero carine perché si usano appunto per il contorno occhi, per stendere il correttore, ma ci sono tantissime forme perché c'è sia così che fatta così, ecco. E sono morbidissime, sono davvero troppo carine, pucciose. Ce ne sono tantissime, sono anche fucsia e penso che ve le farò vedere in azione magari in qualche video, quindi stay tuned, stay tuned, come si dice. Adesso direi di passare allo shopping online e ok, spero che non ci siano dei bacchettoni all'ascolto, spero che non mi bannino il video per una cosa veramente, diciamo, fuori dal normale, no, perché direi che è scandalosa, diciamo, spero che non giudichino il mio video scandaloso, ma adesso vi farò vedere la biancheria. Perché dell'intimo, diciamo, e ho acquistato da Victoria's Secret online. Perché dovete sapere, se appunto vi può interessare, che Victoria's Secret spedisce tranquillamente in Italia. Nel giro di 2 giorni vi arriva il corriere a casa, quindi dall'America. Quindi pensate un po', neanche se ordiniamo in Italia, dopo 2 giorni arriva, boh, vabbè, lasciamo perdere. E ci sono i saldi anche da Victoria's Secret. E per me, Victoria's Secret merita davvero tanto perché comunque la qualità è sicuramente migliore di tanti altri brand e catene che abbiamo qua in Italia e i prezzi sono ultra competitivi perché comunque con i saldi sono veramente super 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 competitivi. Allora,
Quindi occhio ai bacchettoni, speriamo che non mi blocchino il video. Comunque, partiamo subito. Allora, ho scelto questa mutandina, è lucida, questo è davanti, ma il dietro è quello più interessante perché ci sono dei laccetti, così, ecco, è molto molto carina, con i pizzo e gli slip di Victoria's Secret vestono molto bene perché sono molto molto morbidi. Poi ho acquistato una bralette che... Ditemi voi se si trova in giro qua. Per me no. Ecco, una bralette che ha inserito il suo choker, eccolo qua, e ha la coppa preformata e poi ha appunto la sua spallina di pizzo e il dietro è così, eccolo qua. Ed è veramente molto ma molto carina. Magari sotto nell'info box vi metto i capi, i link diretti ai capi se vi può interessare. Ho scelto tutto nero anche perché alcune cose di altri colori non c'erano. E wow, non ci sono parole secondo me per descrivere questa bralette. E credo che farò qualche foto su Instagram con appunto questa bralette indosso. E, perché secondo me questi sono articoli che vanno proprio indossati a vista, non solo come intimo, ecco, da tenere sotto i vestiti, ecco. Quindi, se volete seguirmi su Instagram, sono diana-style, molto semplice, e quindi presto nuove foto. Poi, l'ultimo articolo, sempre di Victoria's Secret, che ho scelto, è un body. Ma è un body spettacolare, oserei dire, spettacolare. Eccolo qua. Tutto di pizzo trasparente, qua c'è una scollatura, però la parte dove c'è appunto dove va seno, ecco, cioè così, non si sa mai che abbia detto la parola seno, qui non si sa mai, e è coprente, quindi ecco, non si vede niente, e poi ecco, ha il perizoma e wow, anche questo è accollato, quindi accollato, però tutto trasparente, ecco di una finezza e poi anche la schiena, come vedete. Rimane aperta sulle spalle, quindi è molto sexy, molto fine e la qualità è eccellente. Direi che sia veramente eccellente. Perfetto. Adesso passiamo ai negozi fisici. Cosa avrò mai acquistato? Allora, l'unico negozio fisico dove ho acquistato qualcosa sono due negozi fisici. Allora, un primo negozio proprio di abbigliamento è Tezuk. Non so se in altre parti d'Italia ci sia, però qua a Bologna e a Milano Marittima va per la maggiore perché è il negozio, diciamo, più famoso di costumi. Se non so, andiamo, se venite in Riviera Adriatica, ecco, d'estate, sappiate che, non so, il 90% delle donne, ragazze, ragazzine utilizza i costumi Tezuk. E al di là dei costumi, comunque Tezuk ha una linea anche di abbigliamento, vendono appunto linee di abbigliamento, non so, parka, giubbotti, cappotti, o anche un cappotto appunto di Tezuk. Ma cosa ho comprato io quest'anno? E ancora qua dentro una maglietta. Ecco, diciamo che molto sobria. Mi piaceva l'idea di non so cosa ci sia scritto esattamente. Ah, Queen, c'è scritto Queen. Ah, perfetto, qui una regina, sì, perché sono la regina del mare. Perché ho detto regina del mare? Cioè, spiegatemelo, spiegatelo, vabbè. Comunque il rosso è uno dei miei colori preferiti, anche perché penso che sia uno dei colori che mi stia meglio in assoluto. E quindi ho pensato, ok, è in saldo, quindi anticipiamo i tempi, acquistiamola in gennaio, così in primavera ho una mia magliettina nuova da indossare. Questa l'ho presa in saldo al 40%, l'ho pagata 25 euro, quindi... direi che sì, non è, non costa poco, però ecco il tessuto è bello sostenuto, bello, non è ecco a livello di Zara, ecco, diciamo che è più ricercato. La taglia è una M, è un po', diciamo abbondante, però oversize, come si suol dire, però visto che adesso vanno comunque di moda così, ci adeguiamo, ecco, alla situazione. Poi l'ultima cosa invece che ho preso, sempre un negozio fisico, è questo ferro, questo è ricciacapelli in velluto. E io vi farò anche un video dove lo utilizzo, vi realizzerò anche un video dove lo utilizzo e appunto il manico, sì. Il rivestimento in velluto. È stranissimo, quando la commessa mi ha detto che aveva questo rivestimento in velluto, ho pensato non funzionerà mai.
invece no, invece funziona e anche bene. Si riscalda a 200 gradi, però permette di toccare la parte di velluto. Ma comunque vi spiegherò meglio nel video dove lo utilizzo. E questo l'ho pagato 29,90 euro e questa è la scatola. Comunque vi dirò tutto nel video appunto dove lo utilizzo. Quindi iscrivetevi al canale così non perdere prossimi video come questo o altri video. Ok, direi che con il mio shopping, diciamo un po' striminzito per questa volta, il video è finito. Non lo so, magari farò un altro giro più avanti, però ecco, non conto di fare chissà quale spesa folle, devo dire la verità. Fatemi sapere voi se avete trovato qualcosa, qualche occasione magari che io, non so, mi è sfuggita, chissà mai. E niente, vi mando un bacio, muah, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!